Tra le leggende metropolitane di questo periodo c'è stata anche quella del mio abbandono al quotidiano italiano, perché avevamo fatto un'inchiesta, avevamo iniziato l'inchiesta sulla RSA Casa Caterina di Adelphia. Volevamo ovviamente scongiurare questa cosa, anche perché ci ritrovate sempre qui, perché sapete che quando iniziamo qualcosa vogliamo, speriamo di riuscire ad andare sempre fino in fondo. E allora siamo tornati sulla vicenda, che non è affatto conclusa, anche perché ci sono comunque delle indagini, ha avuto delle conseguenze l'ultimo accertamento che è stato fatto dai NAS all'interno della struttura ad ottobre, quello in cui c'eravamo anche noi, contrariamente da quello che era successo ad agosto, sollevando anche dei dubbi sulle modalità con cui era stato fatto la prima volta. Scavando siamo riusciti a reperire una mail particolarmente interessante, una mail di luglio scorso, a firma dell'ex direttore sanitario della struttura, solo per pochi giorni, il dottor Leone. Il dottor Leone di fatto dice che non è possibile, lo potete leggere nella mail, non è possibile fare il direttore sanitario perché mancano gli infermieri, quindi avvalora quanto noi abbiamo denunciato nel corso dei nostri primi servizi, e soprattutto dice che gli ospiti con quella situazione dovrebbero essere trasferiti, ovvero la RSA non dovrebbe essere operativa. Questo non è successo, si è andati avanti costantemente senza avere infermieri regolarmente assunti che potessero in qualche maniera coprire tutti i turni ed effettuare quelle operazioni che di fatto invece venivano eseguite dagli OS, quindi il cambio di catetere, l'accesso venoso e altre che potevano essere anche la medicazione di una ferita particolarmente complicata, insomma tutte quelle operazioni che di fatto spettano agli infermieri. Sapete anche che il Andreula, Saverio Andreula, il presidente dell'OPI Bari, dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, ha scritto alla Procura affinché venga fatta chiarezza su questa cosa. L'email sottolinea il nostro lavoro, quanto abbiamo fatto e quanto continueremo a fare. Abbiamo provato a sentire il dottor Leone, l'ex direttore sanitario, per capire qualcosa in più rispetto a quello che ha scritto nella mail. Dottor Leone? Sì, con chi parlo? Sono Antonio Lo Conte, sono un giornalista, quello che si stava occupando della faccenda di Casa Caterina e di quello che poi è successo dopo le sue dimissioni. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Ascolti, io ho intercettato, in mezzo alle tante segnalazioni e documenti che mi sono arrivati, anche la sua email di dimissioni, no? E in quella mail viene fuori una cosa, lei dice un messaggio alla fine, dice dovrebbero essere dimessi tutti gli ospiti in virtù dell'assenza di infermieri. Sì, mi ricordo. Perché secondo lei non è stato fatto? E lei lo aveva segnalato ai vertici di Casa Caterina? Ma io ho mandato quella, non ricordo se era una mail o una PEC. Vabbè, indipendentemente dalla formula, diciamo, della mail. Certo che l'ho inviata, è ovvio che l'ho inviata. No, dico, ma prima di prendere questa decisione formale, quindi aveva chiesto, provato a informare la struttura, fatto in modo di averli questi infermieri, o è stata una decisione tout court? No, io sono stato pochi giorni lì, quindi come mi sono reso conto che era ingestibile, ho mandato le dimissioni, quindi praticamente mi sono reso conto che non si può gestire una casa, una RSA senza infermieri, quindi praticamente mandai immediatamente le dimissioni. Non era proprio il caso di mettersi in quel guaio, perché poi senza infermieri sarebbe poi stato... Ma è chiaro. Perfetto. Cioè io quando accedevo all'incarico ritenevo che fosse una struttura normalmente gestibile. In pochi giorni mi resi conto che non era possibile. Mi rendo conto anche, tra l'altro, che gli infermieri non ci sono, quindi il problema degli infermieri non è di queste povere case di cura. Certo. Il problema degli infermieri è sta ben più in alto. Sì, questo assolutamente, però diciamo in non tutte le case di cura. Perché questi infermieri da dove li devono andare a prendere se non ci sono? Dico, però in non tutte le case di cura agli OS viene data la possibilità di... in tutte. Cioè lei mi sta dicendo che anche in altre strutture gli OS fanno accessi venosi, cambiano cateteri, si occupano di queste cose qua. Succede in tutte, chi più chi meno succede in tutte. Ovviamente credo che
chiudano chi dovrebbe intercettare queste criticità chiude gli occhi, perché sa benissimo che infermieri non ce ne sono, e quindi delle due l'una: o si chiude tutto e si mettono in mezzo alla strada questi poveri anziani, oppure non c'è soluzione, e non ci sarà soluzione per un lungo tempo, perché gli infermieri non ce ne sono e non ce ne saranno neanche. Ma lei, oltre a questa storia degli infermieri, ha preso questa decisione per altri motivi? Si è accorto di altre situazioni che non erano, secondo lei, a norma all'interno di Casa Caterina? Ma gli infermieri erano la cosa principale, poi non lo so se io, poi voglio dire, per poco tempo che ci sono stato, non posso dare dei giudizi sommari. L'infermiere è la cosa principale, nel momento in cui io mi rendo conto che non ci sono infermieri, non ci sono più gli elementi per poter gestire una struttura di questo genere. Dal canto nostro riteniamo che la carenza di infermieri a volte venga usata come pretesto per risparmiare sui costi di gestione. L'infermiere è una figura senza la cui presenza una struttura non potrebbe neppure avere autorizzazioni e convenzioni pubbliche. Un operatore sociosanitario non può sostituirsi all'infermiere. Tant'è che il dottor Leone, quando ha rassegnato le sue dimissioni, ha precisato che sarebbe stato necessario trasferire altrove gli ospiti di Casa Caterina. Gli infermieri costano, si sa, e costano anche se ci si affida a cooperative che raggruppano, per esempio, professionisti in pensione. La verità è che non stiamo parlando di piante o manufatti qualunque, ma dell'assistenza agli anziani, in molti casi non autosufficienti. Potrebbero essere nostri padri, madri, nonni, fratelli e sorelle. Dopo Leone si è dimesso anche il dottor Intini, denunciato insieme all'amministratore della società che gestisce Casa Caterina, e il nuovo direttore sanitario Renato Laforgia, che abbiamo sentito al telefono, ha detto di aver avviato la risoluzione al problema. Ci fa piacere, ma questo non può sollevare nessuno dalle proprie responsabilità per quanto riguarda la gestione precedente della RSA. Un lungo periodo caratterizzato non solo dalla mancanza di infermieri sostituiti dagli operatori sociosanitari, ma da altri problemi rilevati a ottobre scorso da un accertamento del nucleo antisofisticazione dei carabinieri. Signor Carbonara, possiamo farle qualche domanda? Ci può dire qual è stato l'esito del blitz dei NAS di ieri, dei controlli dei NAS?